Una politica basata sugli annunci e sui tagli di nastro, ma che non affronta i problemi reali e spinosi che comportano scelte dolorose. Così il consigliere Enrico Verini sulla vicenda dei circa 20 milioni di euro a cui ammonterebbero i crediti vantati dal Comune dell'Aquila nei confronti degli inquilini degli alloggi post-sisma del progetto Case. Il consigliere di Azione in Consiglio Comunale ha richiesto ad assessori e tecnici di conoscere l'effettivo ammontare del credito comunale, rimandato da un decennio da tutte le amministrazioni, che potrebbe ricadere su tutta la comunità, laddove non si decida finalmente di affrontare il problema. L'impatto di questa cifra nel nostro comune è ancora non definibile, perché non conosciamo esattamente il suo ammontare, però da quanto sembra ormai profilarsi è un impatto importantissimo, cioè che veramente mette a rischio le casse del comune. I crediti vantati dal comune, in qualche maniera qualcuno poi dovrà pagarli e non vorremmo che poi fosse il resto della popolazione a dover sobbarcarsi delle spese per abitazioni che non ha utilizzato dopo aver pagato magari le spese per la propria abitazione. Questo sarebbe assolutamente ingiusto. Noi non possiamo essere l'unico comune in Italia che, a fronte di un patrimonio immobiliare immenso, non riesce a trarre alcun profitto dallo stesso, ma addirittura dallo stesso si procura dei debiti. E questo deriva soprattutto dal fatto che lo gestiamo in maniera sbagliata, che non abbiamo creato una struttura apposta per la gestione di un patrimonio immobiliare e che il Comune si è ritrovato a fare l'amministratore di condominio in maniera impropria e assolutamente sbagliata.